si è concesso anche il lusso di sconfiggere alcuni fondisti svedesi nei test prestagionali. Chiaramente punta in maniera decisa su questa tappa, però non dimentichiamo che Lindström potrebbe rappresentare anche un outsider in chiave vittoria sfera di cristallo. Johannes Bo è partito forte perché 17 secondi di margine su un atleta come Tobias Eberhard dopo 2,1 km sono parecchi, però chiaramente Johannes Bo è in fiducia. Saranno decisive le sessioni di tiro in piedi, dove ha commesso qualche errore di troppo nella prima gara della stagione, però non dimentichiamo che lo scorso anno al debutto nel circuito è riuscito a mantenere delle percentuali competitive anche in piedi. Atleta destinato a scrivere pagine importanti di storia in questa disciplina, come le sta scrivendo Martin Fourcade, alla caccia della quarta sfera di cristallo consecutiva, impresa che non è mai stata coronata da nessuno. Poi c'è chi ne ha vinte di più, però non in stagioni consecutive. Quentin Fillon-Maillet, atleta transalpino alla partenza, una delle rivelazioni di questo primo scorcio di stagione, aveva dato segnali positivi anche nei test prestagionali, poi si è confermato nella difficile 20 km di mercoledì. La scuola francese continua a produrre talenti sia in campo maschile che in campo femminile. Tim Burke ai 2 km 100 metri, vediamo che cosa pagherà rispetto a Johannes Bo. Potrebbe far segnare il secondo tempo, però il distacco è importante, 11 secondi che sui 10 km di gara danno sostanzialmente una proiezione di 50 secondi di distacco sugli sci, che sono decisamente parecchi. Va detto che Tim Burke si è difeso nel fondo in occasione della 20 km, dimostrando di avere un discreto stato di forma in questo primo scorcio di stagione. Però l'abbiamo detto, Tim Burke è un atleta abituato a partire forte. Peraltro marito di André Henkel, atleta che ha scritto pagine importanti nella storia di questa disciplina e si è ritirata dalle competizioni sul finire della passata stagione. Parte anche per la Germania Ann Pfeiffer, lo possiamo considerare uno specialista di questo format, perché le principali vittorie della carriera sono arrivate proprio nella sprint per lui. Qui siamo su Andrei Rastorgujevs, che non ha preso parte alla 20 km di mercoledì, i motivi non sono noti, però questo è un atleta di talento e destinato a esplodere in tempi celeri. Mai sul podio, più volte vicino, è uno di quelli che può far paura, perché il passo sugli sci è importante e riduce da una vittoria in Ibu Cup. Ed è considerato atleta da prime 10 posizioni finali nella classifica generale di Coppa del Mondo. Chiaramente in passato è mancato un po' di costanza di rendimento, però direi che questo potrebbe essere l'anno giusto. Parliamo di un atleta di ormai 26 anni, coetaneo di Martin Fourcade, uno degli atleti che ha vinto di più nella storia di questa disciplina, e a 26 anni vanta già 31 successi in gare di primo livello, perché ormai dovremmo utilizzare questa terminologia, in quanto in occasione degli ultimi giochi olimpici non sono stati assegnati punti di Coppa del Mondo. Johannes Bo ha guadagnato 26-27 secondi in un giro rispetto a Tobias Eberhard, che è entrato in zona punti nella 20 km, quindi non è proprio l'ultimo arrivato. Poligono da subito importante, perché Johannes Bo, trovando lo zero con questo passo sugli sci, potrebbe, non dico mettere un'ipoteca sulla vittoria, però porre presupposti per un risultato di prestigio. Eberhard è preciso, velocissimo nel rilasciare il primo colpo, ma anche il secondo, sta rischiando l'inverosimile e il poligono gli ha detto male. Però un atteggiamento oltremodo aggressivo da parte del giovane norvegese, che dovrà percorrere su un atleta, ha mai vinto una sprint di Östersund mancando due bersagli. C'è riuscito una volta qualcuno mancandone tre, ma di norma qui si vince con zero. E in 19 dei 20 precedenti, per cui gara estremamente salita per Johannes Bo, che probabilmente ha forzato oltremodo non tanto sugli sci quanto sul rilascio dei colpi. Transita a Mika Slessinger ai 2,1 km, il tempo discreto, si fa collocare in quinta posizione. In testa c'è Johannes Bo, a seguire Rastorgujevs, e terzo Simon Fourcade, abituato a partire forte, però di norma il fratello maggiore dei Fourcade appunto perde terreno nell'ultima tornata. Tim Burke al poligono per portarsi in prima posizione, approfittando degli errori pesanti di Johannes Bo.
In testa al momento c'è Tobias Eberhard che non ha sbagliato. Johannes Bo paga 22 secondi rispetto all'atleta austriaco. Timborg di norma puntuale nelle sessioni di tiro a terra. Va detto che negli ultimi anni è cresciuto come percentuali anche in piedi. Manca il quarto bersaglio. Intanto senza errori anche Netta Schmidt che va ad eguagliare il tempo di Tobias Eberhard. Netta Schmidt non eccezionale nell'individuale di mercoledì, però atleta che nella passata stagione ha fatto vedere qualità soprattutto in questo format di gara. Ricordiamo che il Canada è orfano di Jean-Philippe Le Gallais che si è ritirato dalle competizioni. Parte un altro papabile per il podio, Dominic Landertinger, che è piaciuto sia nella staffetta mista che nella parte finale della 20 km. L'impressione è che comunque sia in ottimo stato di forma. Rastor Gugliev si presenta al poligono con un tempo decisamente competitivo, lo zero gli garantirebbe la leadership parziale. Questo ragazzo Letton ha avuto problemi di carattere finanziario nel corso dell'estate perché manca il supporto di una federazione solida, è andato alla ricerca di uno sponsor, poi è riuscito a trovare qualcuno che finanziasse la sua attività, arriva un errore sul terzo bersaglio. E quindi giro di penalità per il Lettone che non sarà lontanissimo dal tempo dei migliori, però per lui gara in salita. Transita Fillon Maillet ai 2 km 100, fa segnare il sesto tempo, staccato di 12 secondi dal leader Johannes Bo. Matej Kasar, atleta slovacco, spesso e volentieri un po' falloso al poligono, però apre bene la prima sessione di tiro. Va detto che gli uomini non hanno sparato con percentuali eccezionali nella 20 km, complice condizioni di vento complesse. Le donne hanno fatto decisamente meglio, un po' in controtendenza con quanto avvenuto nelle ultime due stagioni, che hanno visto gli uomini sparare con percentuali più qualitative rispetto alle ragazze. Matej Kasar rischia di far segnare un tempo in linea con Eberhard e Nathan Schmidt, è dietro ma di un'incollatura, mentre Rastor Gugliev precede Johannes Bo di una decina di secondi. Nel mezzo ci sono anche Timborg e prima. I primi sette che hanno concluso la sessione di tiro sono racchiusi nel giro di 23 secondi. Adesso il turno di Simon Fourcade. Anche lui ha un tempo interessante, in linea con quello di Rastor Gugliev, con la differenza che il transalpino di norma spara con tempi più celeri rispetto all'atleta lettone. E questa è una sessione di tiro in cui Simon Fourcade sta rischiando. L'impressione è che il terzo si sia chiuso veramente per un'inezia. Però trova lo zero Simon Fourcade e potrebbe arrivare anche il miglior tempo. Quel miglior tempo che fa segnare Martin Fourcade ai 2 km 100, infliggendo 7 secondi di distacco a Johannes Bo. Quindi partenza col botto di Martin Fourcade che vuole riscattare la prestazione deludente di mercoledì. Mika Schlesinger al poligono. Fondamentale riconfermarsi sulle percentuali della 20 km. E direi che l'inizio è incoraggiante per quello che dobbiamo considerare ormai il veterano del movimento ceco, insieme a Jaroslav Soukup, poi Moravec. Non è che sia tanto più giovane, tre atleti di sicuro affidamento. Lindström ha un tempo leggermente migliore rispetto a quello di Simon Fourcade. Bisognerà vedere se riuscirà a sparare con la stessa rapidità. Lindström che però aveva perso terreno nella prima parte del giro per recuperare nella seconda parte due errori e gara compromessa per Lindström, che chiaramente è l'attuale perno del movimento svedese, nonostante poi Lils Åkerberg abbia fatto bene nella 15 km femminile, ma bisognerà vedere se quel risultato potrà essere confermato. Bjørndalen fa segnare il quarto tempo, 2 km 100, distacco di 14 secondi rispetto a Martin Fourcade, che rischia di arrivare al poligono con un errore di margine rispetto a un atleta del calibro di Bjørndalen. Anton Schipulin viaggia sui tempi del norvegese e al momento l'unico sotto i 10 secondi di distacco è Johannes Bo, che chiaramente tirerà tutta anche nel secondo giro con l'obiettivo di recuperare il terreno perso a causa degli errori nel primo poligono. Discreto tempo anche per Fillon Maillet, leggermente superiore rispetto a quello di Schlesinger visto in precedenza. Vediamo se Fillon Maillet riuscirà a rilasciare i colpi con maggiore velocità. Questo ragazzo ha salito di colpi sul finire della passata stagione e si è riconfermato in questa. Bravo a recuperare tra il secondo e il terzo colpo. Mush sul quarto e il quinto non si chiude per un'inezia.
E quindi giro di penalità per il francese. Al momento in 5 atleti hanno completato il primo poligono senza commettere errori. Ecco, di norma la media per quanto concerne le sprint di Östersund è quella di 9 atleti ogni 100 senza errori. E non è una media eccezionale, perché in quasi tutte le località di vertice di norma gli zero sono più numerosi, eccezione fatta per Oberhof, che non va presa in considerazione in quanto il tracciato è ritenuto unanimemente il più complesso nel panorama del biathlon. Ecco, la media di Oberhof è di 5,05 ogni 100 atleti, di fatto quasi la metà rispetto a tutte le località. Senza errori anche il kazako Jan Savisky, che si fa collocare in terza posizione ex aequo con Matej Kazar. Quindi dopo il primo poligono, primo Simon Fourcade, a seguire Schlesinger e poi Kazar. Il tempo di Martin Fourcade è incommentabile, perché gli altri si sdraiavano a 8,25, lui si sdraierà a 7,56. Insomma, il che la dice lunga sulla volontà di riscattare la debacle nella gara individuale. Come ha spiegato in fase di presentazione di questa gara, Martin è cresciuto in termini di velocità nel rilascio dei colpi, bisognerà vedere se riuscirà a mantenere anche quelle percentuali che hanno fatto la differenza nel passato. Qui sembra più controllato rispetto a mercoledì. E trova 1-0 in assoluto controllo. Il margine nei confronti di Simon Fourcade dovrebbe essere attorno ai 15-18 secondi. Quindi ottima partenza per il detentore della sfera di cristallo. 14,5. Chiaramente Simone ha recuperato qualcosa al poligono rispetto al fratello minore. Morovez fa segnare il terzo tempo di 2,1 km, anche Weger decisamente veloce sui tempi del cieco. Dominic Vindic invece era transitato con 23 secondi di distacco. Vindic che poi ha sbagliato al primo poligono e si trova in decima posizione, staccato di 42 secondi. Sbaglia anche Schipulin, che aveva tempo discreto. Seguiamo Björdalen. Rispetto a Martin Fourcade il distacco è attorno ai 20 secondi, ma Björdalen è in grado di sparare con maggiore velocità. Tra i big che hanno sbagliato c'è anche Pfeiffer, che paga 53 secondi dalla testa della gara, un Pfeiffer lento sugli sci. Björdalen manca il terzo, poligono che sta diventando molto selettivo, mentre Tobias Eberhard si appresta ad affrontare la seconda sessione di tiro. Nel secondo giro Johannes Bo è in rimonta sugli atleti che non hanno sbagliato, però avrà lo zero obbligato nell'ultima sessione. Morovez impegnato nella prima sessione di tiro, il tempo era decisamente competitivo. Mentre è transitato Fack 2,1 km con 17 secondi di distacco dalla testa. Tobias Eberhard alla fine ne ha mancato uno. Vediamo che cosa combina Johannes Bo, che manca il primo e anche il secondo. Quattro giri complessivi di penalità per Johannes Bo. Se vogliamo salta uno dei favoriti, forse anche per la vittoria. Morovez senza errori al primo poligono si va a collocare in seconda posizione alle spalle di Martin Fourcade. Arriva anche l'Undertinger, che come di consueto ha cercato di controllare la situazione nella prima tornata senza spingere più di tanto. Però tanti atleti di buon livello si sono sdraiati attorno all'8,25, quindi l'Undertinger è nella norma. C'è Tim Burke impegnato al secondo poligono. Undertaker stranamente ha aperto male, lui è uomo quasi da 90% a terra di norma. Tim Burke ne manca un altro nella sessione di tiro in piedi. Nat Smith è in testa dopo due poligoni. L'atleta canadese ha trovato lo zero. E per lui è il terzo in carriera in una sprint. Attenzione a Weger, che ha un tempo decisamente interessante.
mentre vi dovevo ancora il tempo di Svensson a 2,3 km, viaggia più o meno con il passo di Bjørdal in 14 secondi di distacco rispetto a Martin Fourcade. Vegger manca al secondo ed è in grande difficoltà in questo poligono in cui colpisce solamente due bersagli, fuori gara anche Vegger, che poteva essere un outsider in chiave podio. Rastorgujev, sessione di tiro in piedi, ha aperto bene, mentre c'è Svensson impegnato al tiro a terra. Attenzione, perché se prende questo Rastorgujev può puntare a qualcosa di importante nella gara. L'impressione è che qualcosa sia cambiato rispetto all'azzeramento, perché gli errori a terra francamente sono troppi rispetto agli standard. Svensson si conferma sicuro e anche abbastanza veloce. In termini di velocità Svensson è cresciuto nelle ultime due stagioni. Non farà segnare il miglior tempo, dovrebbe essere Jaco Moravec. Kazar al poligono, secondo poligono per lui dopo lo zero a terra. C'è un errore per l'atleta slovacco. Ovviamente sarà interessante capire dove potrà arrivare Johannes Bo con quattro errori. Il distacco dopo due poligoni è di un minuto rispetto a Netta Schmidt, mentre Svensson paga 14 secondi da Martin Fourcade. C'è Simon impegnato nella seconda sessione di tiro. Simon Fourcade che era in testa ai 5 km e 400 metri. Manca il quarto, però ha rischiato veramente l'inverosimile. L'ultimo l'ha proprio buttato via. E quindi gara compromessa anche per il maggiore dei fratelli Fourcade, che aveva chance di portarsi in testa. Ai 5 km 400 metri passa Martin Fourcade con il miglior tempo. 20 secondi di margine su Simon. Tanto Schlesinger è impegnato al secondo poligono con possibilità di portarsi in testa. A breve dovrebbe transitare anche Lucas Hofer a 2 km 100 metri. Arriva lo zero per Schlesinger, che anche oggi rischia di archiviare un risultato di eccellenza dopo il podio nella 20 km. Partenza col botto in questa stagione per il veterano ceco. Che chiaramente fa segnare il miglior tempo con 12 secondi di margine su Netta Schmidt. E questa è la situazione dopo due poligoni. Solamente un paio di zero, quelli dei primi due in classifica. Rastorgujev paga 20 secondi, comunque buona gara per il lettone. Transita Brendan Green a 2 km 300 con distacco enorme, 27 secondi da Martin Fourcade. Tra un minutino dovrebbe transitare anche Lucas Hofer. Siamo su Dominic Windisch, che ha mancato un bersaglio in occasione del primo poligono. Windisch molto cresciuto come velocità di rilascio colpi. Il fatto di allenarsi costantemente con Dorothea Wierer potrebbe avergli dato una mano. Manca il secondo bersaglio. Errore grave sul quarto. Alla fine chiude questa gara col 70% al tiro. Lindstrom cerca di rimediare ai disastri commessi nel tiro a terra, qui trova lo zero. In qualche modo limita i danni, ma ci si aspettava decisamente di più da parte dell'atleta svedese. Lindstrom pagherà quasi un minuto di distacco rispetto a Schlesinger, ma non vanno dimenticati gli errori in più commessi. Qui siamo su Netta Schmidt, che è stato affiancato per un attimo da Taribo, impegnato nella prima tornata. Simon Eder, che in questa località ha conquistato podio, ma in altro format di gara, la 20 km, dobbiamo tornare indietro neanche di troppo tempo. Buona partenza per lui e potenziale secondo tempo. Potrebbe scalzare Jakob Fack, l'ultimo a inserirsi nelle prime posizioni. Sottolineiamo che anche Svensson resta a 14 secondi dalla testa della gara. Però l'impressione che Martin Fourcade sugli sci abbia qualcosa in più. Eccolo qui Martin Fourcade impegnato al secondo poligono. Si può permettere comodamente un errore per andare in testa. Forse due.
C'è forte odore di vittoria per Martin Fourcade, perché il passo sugli sci è stato il migliore. È arrivato l'ennesimo zero per lui. E fanno ben 18 in prove sprint, uno in più rispetto a Simon, che ormai è alle spalle del fratello in quasi tutte le statistiche del biathlon. Margine rispetto a Schlesinger 35 secondi e 6 decimi. Svensson ai 5 km mantiene il distacco che aveva dopo il poligono rispetto a Martin Fourcade, anzi paga un altro paio di secondi. Rastor Gujers con la moto nell'ultimo giro è riuscito a recuperare parecchio nei confronti di Netta Schmidt, che probabilmente non è al top della condizione. Anton Schipulin, il tempo è interessante nonostante l'errore commesso a terra. Si potrebbe giocare una seconda piazza provvisoria. Schipulin, che nasce fin da giovane specialista proprio delle sessioni di tiro in piedi, dove anche in condizioni difficili è riuscito a fare la differenza. C'è anche Biordalen al poligono. Anton Schipulin trova lo zero e sarà più o meno sui tempi di Schlesinger, forse qualcosa in più. Mentre Biordalen ha tempo leggermente migliore rispetto a quello di Anton Schipulin, sta sparando con enorme velocità, manca però il quarto. E quindi due errori per il veterano della squadra norvegese. Vi dovevo il tempo di Lucas Hofer a 2 km 100, paga 16 secondi rispetto alla testa della gara, ma è più o meno in linea con Biordalen e Svensson, intanto per intenderci. Netta Schmidt all'arrivo, gara senza errori per lui. Non so se però riuscirà a rimanere tra i migliori 10. Anche Moravec trova la gara con lo zero. E sono già due ciechi senza errori al tiro. E Moravec dovrebbe scavalcare Mikael Schlesinger. Yevgeny Garanichev, anche lui non ha sbagliato a terra. Si gioca un piazzamento forse anche sul podio, però ha bisogno dello zero. E lo zero arriva. E direi che con questo siamo a 5 gare senza errori, quando sono transitati una ventina di atleti al secondo poligono. Chiude Tim Burke, che nel finale ha recuperato qualcosa su Netta Schmidt. Si va a collocare in classifica davanti a Tobias Eberhard. Invece chi ha fatto fatica nell'ultimo giro probabilmente è stato Johannes Bo, che comunque ha pagato 4 giri di penalità. Sta per chiudere Rastor Gujers. Difficile che possa andare davanti a Netta Schmidt, anche se aveva dato l'impressione di essere in rimonta a metà dell'ultima tornata. Lucas Hofer manca l'ultimo bersaglio al primo poligono, quindi 4 su 5 per l'atleta altoatesino. Rastor Gujers nel finale non è riuscito a fare la differenza. Netta Schmidt ha avuto un ultimo chilometro di qualità. C'è Malisco al poligono in questo momento, sbaglia come sbaglia l'Undertinger. La regia va a prendere l'atleta russo, che però rischia di essere oltremodo attardato. Dopo 8 km 300 metri il leader della gara è Mikael Schlesinger, però deve ancora passare Martin Fourcade. In chiave Italia sottolineo che Windisch con 3 errori è ventesimo dopo il secondo poligono. Eccoci qui su Svensson, che si gioca una seconda posizione. Tempo di Martin Fourcade sembra lontano anche con lo zero, a meno di rimonte clamorose nell'ultimo giro. Però la sicurezza di Svensson al poligono è impressionante, ma manca l'ultimo. Clement Bauer, che lentamente sta progredendo in termini di percentuali di tiro. Il tempo è interessante. Poi di norma terra è sempre stato più competitivo Bauer. Va a mancare proprio l'ultimo bersaglio. Sta arrivando Schlesinger. Non posso dire che
sia da podio. Bisognerà vedere cosa faranno quelli che sono partiti con pettorali più alti, però il suo è riuscito ad eseguirlo al meglio. Nell'ultimo giro ha guadagnato una decina di secondi rispetto a Netta Smith. Jakob Fack, che non è questo, qui siamo su Jean-Guillaume Beatry. Eccoci qua su Fack, che sta sparando in piedi, aveva un ottimo tempo dopo il primo poligono, perfettamente in corsa per il podio, però ha bisogno dello zero. E quello zero arriva con una sessione di tiro impressionante in termini di velocità. Si sapeva che Fack potesse essere in forma, però qui abbiamo avuto conferme importanti. Va detto che nella 20 km aveva fatto segnare uno dei tempi migliori sugli sci. È chiaro che nell'ultimo giro dovrà andare forte, perché Morvez, Garanichov e anche Schlesinger sono più o meno sugli stessi tempi. Senza dimenticare che potrebbe esserci anche una rimonta di Svensson, che però nei confronti di Fack deve recuperare 16 secondi. Vladimir Cepelin, atleta bielorusso, cresciuto come prestazioni complessive, però qui ci sono due errori pesantissimi, diventano tre nelle sessioni di tiro in piedi. Intanto Anton Schipulin sta perdendo terreno nell'ultimo giro, in particolare nei confronti, no, più o meno tiene il tempo di Schlesinger, ovviamente non ha il passo di Martin Fourcade. Eccolo qui inquadrato Schipulin, che in proiezione dovrebbe essere quarto all'arrivo, considerando quelli che sono partiti prima di lui, però altri potrebbero poi saltarlo. E qui siamo su Lindstrom, che ha rimediato a un primo poligono disastroso sparando bene nella sessione di tiro in piedi. Certo che il distacco è enorme rispetto a Schlesinger, quindi anche la prestazione sugli sci di Lindstrom non è stata eccezionale oggi. Al momento è nono, non è scritto che possa finire tra i migliori 20, quando l'obiettivo era chiaramente il podio, se non qualcosa in più. Intanto ha sbagliato Christiansen al primo poligono. Ci sono sei errori di Vegger in questa gara, difficilmente lo vedremo nell'inseguimento. Mentre la regia va a pescare con il pettorale numero 17 Martin Fourcade, che è in compagnia direi di Dominic Windisch. Windisch che è partito 2 minuti e mezzo prima di Martin Fourcade, però ha mancato anche tre bersagli. Martin Fourcade aveva nei confronti di Schlesinger un margine di 36 secondi dopo due poligoni. Vediamo se sarà riuscito a incrementare. Comunque Schlesinger è stato competitivo nell'ultimo giro, perché più o meno ha tenuto il passo dell'atleta francese, perdendo un paio di secondi. Quindi primo Martin Fourcade, secondo Schlesinger, terzo Netta Schmidt. Però dobbiamo aspettare Anton Schipulin, che sta per arrivare, e Evgeny Garanichov in lotta per le primissime posizioni. Qui siamo su Simon Eder, che ha mancato un bersaglio nella sessione di tiro in piedi e quindi esce dalla lotta per le posizioni che contano. Eder comunque non eccezionale in termini di prestazione sugli sci. È arrivato anche un deludente Anpeifer, che con un solo errore paga 1 minuto 36 da Martin Fourcade, lontano dalla migliore condizione, il potenziale leader della squadra tedesca. Qui dovremmo essere su Anton Schipulin, che ai 9 km e 500 metri aveva un distacco attorno ai 9 secondi rispetto a Schlesinger. Uno Schipulin comunque competitivo, perché nonostante l'errore non sarà così lontano dal podio. Va a scavalcare Netta Smith in classifica. Però a breve arriveranno anche Andrei Morovec e Evgeny Garanichov, in proiezione secondo e terzo dietro Martin Fourcade e quindi davanti a Mika Schlesinger. 48 secondi di distacco per Anton Schipulin. È vero che questa gara la vincerà Martin Fourcade, però in linea di massima si vede un discreto livellamento in termini di tempi sugli sci. Non prendo in considerazione Johannes Bo, che oggi ha pasticciato il tremodo al poligono. Eccolo qui Morovec, in compagnia di Oleaner Bjørndalen. Secondo tempo per l'atleta ceco, che va a scavalcare con nazionale Mika Schlesinger. Bjørndalen invece è quinto alle spalle di Anton Schipulin. Dominic Windisch
unico italiano che ha chiuso la gara, si trova in 19esima posizione, staccato di 2 minuti e 32. Potrebbe bastare per rimanere tra i migliori 60 e quindi prendere parte all'inseguimento di domani. Buona gara anche di Bjørdalen, che con due errori paga meno di un minuto di distacco rispetto a Martin Fourcade. Con pettorali alti si è inserito dopo il primo poligono il russo Alexander Pechenkin, 11 secondi di distacco da Martin Fourcade. E a proposito di Russia, chiude la gara Garanichov, che nel finale ha sofferto un po', dovrebbe rimanere comunque davanti a Shipulin, però è stato scavalcato da Schlesinger e quindi due cechi sul podio in questo momento. Daniel Böhm. Daniel Böhm è atleta tedesco con buon feeling nel trovare lo zero, che arriva anche oggi, nonostante il tempo sugli sci non sia eccezionale. Böhm che invece è andato più forte nella 20 km. Gara difficile comunque per i tedeschi, in quanto più o meno tutti hanno fatto fatica. È vero, Lesser ha trovato lo zero, però decisamente lento sugli sci. Daniel Böhm è più rapido rispetto a Lesser, seppur di 5-6 secondi. Forse anche qualcosa meglio. Taribo, che apre male questa sessione di tiro. Non aveva sbagliato a terra, qui ci sono due errori. Il norvegese va a compromettere una gara che poteva essere decisamente interessante, perché con lo zero avrebbe lottato per il podio con i vari Morvez e Schlesinger. Andiamo a vedere che cosa combina Jakob Fack nell'ultimo giro, mentre la regia prende Svensson, che non dovrebbe essere in lotta per il podio. E Fack sta facendo fatica nell'ultima tornata. Ha perso il treno di Morovez e si deve difendere dal ritorno virtuale di Schlesinger. Quindi non è detto che l'atleta croato possa essere da podio. Chiude Malisco, comunque in crescita rispetto alla 20 km. Malisco che porta a casa più di un minuto e 20 di distacco rispetto a Martin Fourcade, con un solo errore commesso. Si va a collocare davanti a Simon Fourcade in classifica. Però distacco importante, così come importante il distacco di Landertinger, 1 minuto e 44 dalla testa della gara. Eccolo qui Jakob Fack, che mantiene 7 secondi di margine su Schlesinger, però il ceco ha finito veramente forte. C'è in palio la terza posizione provvisoria. Al traguardo anche Emil Egre-Svensson. Fatale per lui un errore nella sessione di tiro in piedi che l'ha privato di una potenziale seconda posizione. Si va a collocare davanti a Bjørdalen, però l'impressione è che Bjørdalen abbia qualcosa in più sugli sci rispetto a Svensson. Fatto che poi era emerso in maniera piuttosto chiara anche nel corso della 20 km. Jakob Fack per il podio. Dovrebbe essere davanti a Schlesinger. Ultimo chilometro di qualità per l'atleta croato, come sovente avviene. Non riuscirà a battere Morovez, però ha guadagnato terreno sul ceco nel finale. E quindi in odore di podio il leader del movimento sloveno, in realtà croato di nascita e formazione. Ci prendiamo una pausa. Zeit angeboten im Einzel, aber am Schießstand, da ist er oft zu unbeständig, das bestätigt er ein weiteres Mal jetzt mit zwei Fehlern. Sein Trainer Marseille sagt, wenn der es mal irgendwann hinkriegt, im Schießen richtig durchzukommen, dann ist es ein Mann fürs Podium, war noch nie auf dem Podest. Platz 4 sein bestes Ergebnis. Und Erik Lesser, 10. aktuell im Ziel. Damit aktuell bester Deutscher Simon Schemp. Ja, auf der Schlussrunde unterwegs gerade. Der war fast zeitgleich mit Lesser. Beide 56 Sekunden Rückstand auf die Spitze nach dem zweiten Schießen. Aber Schemp hatte ja einen Fehler geschossen. Also der kann möglicherweise noch ein wenig weiterhin einlaufen. Scheint heute etwas besser drauf zu sein als Erik Lesser. Lapschin. 3 Fehler insgesamt. Der siegte. Ma si divertiva troppo. Cominciò col fare lo sgambetto a uno di loro. Aus Bulgarien, 30. im Auftakt Einzel. Bis zum letzten Schießen lag er da sehr gut.
jetzt drei Fehler für ihn, drei Strafrunden. So schnell ist dann ein vermeintlich ganz guter Wettkampf kaputt. So, da sehen wir Simon Schemp. Eurosport.com, the reference in sport apps available on the App Store. È arrivato l'errore di Luca Soffer al secondo poligono, quindi due bersagli mancati in questa gara. Al momento è 26esimo, staccato di 1 minuto e 21 rispetto a Martin Fourcade, ma deve ancora percorrere l'ultimo giro. Gara chiusa per Simon Schemp, che è riuscito ad avere la meglio in volata su Eric Lesser, nonostante un errore in più commesso al tiro. Lesser molto puntuale al poligono, però il passo sugli sci non è ancora competitivo. Chiude anche Eder, che se la gioca con Simon Schemp a parità di errori e riesce ad avere la meglio per un'incollatura. Gara al momento non eccezionale per i colori azzurri. Seguiamo anche Christiansen al poligono, secondo poligono per lui, arriva allo zero, aveva mancato un bersaglio a terra. Vedremo poi il suo tempo. A breve transiterà anche Thomas Bormolini a 2 km 100 metri. Mentre qui siamo su Daniel Mesotic. Tempo discreto direi, perché si sdraia attorno all'8.23-8.25. Mesotic che qui è salito sul podio in passato, ma in altra forma di gara. Manca il terzo bersaglio, anche il quinto, l'atleta austriaco, che quindi dovrà faticare per rimanere tra i migliori 60 e guadagnare un pettorale per l'inseguimento di domani. Va detto che all'arrivo i primi 5 in classifica non hanno mancato bersagli. Il primo con errori è Anton Schipulin, che occupa la sesta piazza, precede Svensson. Virdalen invece è il migliore dell'otto tra quelli che hanno mancato due bersagli e si trova, come mostra la grafica, in ottava posizione davanti a Netta Schmidt e Simon Eder. Tra quelli che hanno concluso la gara con zero errori, quello piazzato peggio è Eric Lesser, al momento dodicesimo. Adesso dovremo aspettare il russo Pechenkin al secondo poligono, ricordiamo che aveva il secondo tempo. Eccolo qui, la regia lo va a prendere, un Pechenkin effettivamente da corsa. Chiaramente il tempo di Martin Fourcade non è eguagliabile, però se la può giocare con Morawetz, Fak e Schlesinger. Atleti che occupano le posizioni dalla seconda alla quarta. Lo staff russo parlava bene di questo Pechenkin e questo è il momento di provare a fare la differenza. Miglior risultato in Coppa del Mondo, 22esimo posto, ma poche apparizioni per lui. Ha rischiato l'inverosimile. Ha rilasciato i primi tre colpi con grande celerità. Manca un bersaglio. In ogni caso direi gara positiva per lui. Ovviamente esce dalla lotta per il podio. E a questo punto diventa difficile ipotizzare inserimenti. Sta chiudendo la sua gara Daniel Böhm, che nell'ultimo giro ha pagato dazio in maniera importante e credo sia stato scavalcato addirittura da Lesser a parità di errori. Vediamo se abbiamo il tempo di Thomas Bormolini. Sì, dopo 2 km a 100 metri paga 29 secondi da Martin Fourcade, viaggia più o meno con il passo di Michael Roche, che poi ha mancato un bersaglio al primo poligono. Michael Roche, atleta nato e cresciuto a Zinwald, quindi vicino ad Altenberg, ma poi diventato belga nelle ultime stagioni. All'arrivo anche Tarjei Bo. Ecco, che a parità di errori da Björdalen pagherà una ventina di secondi rispetto al più anziano connazionale. Il che la dice lunga sulla condizione di Björdalen, atleta più anziano in gara. Taribu andrà valutato con attenzione più avanti nel corso della stagione. Si va a collocare in quindicesima posizione davanti a Tim Burke. E direi che tra quelli che hanno commesso un paio di errori è il secondo dopo Björdalen. Andiamo a vedere che cosa combina invece Luca Soffer nell'ultimo giro. Hofer che però ha mancato
due bersagli. Distacco di 1 minuto e 38 per Hofer dopo 8 km 300 metri. Seguiamo Thomas Morbolini al poligono. Si sdraia attorno a 8.34. Lui ha fatto della precisione il punto di forza nella gara di mercoledì, dimostrando di essere subito a suo agio in un circuito che di fatto non conosceva. Ah, manca l'ultimo. Però ancora pienamente in corsa per chiudere tra i migliori 60, che poi è l'obiettivo per la gara odierna. Hofer effettivamente nell'ultimo giro sta un po' faticando. Chiuso adesso la gara, 1 minuto e 52 dalla testa, al momento 26esimo. Qui siamo su Arvgren, secondo alcuni la seconda forza della squadra svedese, ma è difficile capire chi possa collocarsi alle spalle di Lindström. Un Lindström oggi non brillantissimo, è 27esimo all'arrivo alle spalle di Lukas Hofer, mentre Dominic Windisch occupa la 36esima posizione, ma faticherà a rimanere tra i migliori 60. Principale inserimento nelle posizioni che contano dopo due poligoni è quello di Pechenkin, che però è 15esimo. Qui siamo su un atleta elvetico, forse più interessante Liadov, atleta bielorusso che sta sparando in piedi. Liadov che non aveva sbagliato nella sessione di tiro a terra, qui invece manca un bersaglio. Però l'impressione è che la squadra maschile bielorussa sia comunque cresciuta come livello medio. Con pettorali alti dovremmo seguire Birbacher, che però ha mancato un bersaglio nella prima sessione di tiro. Il tempo era discreto per Birbacher. Qui siamo sul ceco Krupczyk, che cercherà di mantenere le percentuali di squadra che oggi sono ottime. La Repubblica Ceca si trova un quarto frazionista degno di questo nome, diventa molto pericoloso in ottica staffetta maschile. E Krupczyk potrebbe puntare a quel posto facendo leva sulla precisione al poligono. E arriva il terzo zero per gli atleti cechi. Ovviamente quelli di Moravec e Schlesinger sono un po' più pesanti nell'economia della gara, ma bravo anche questo Krupczyk. Nel frattempo c'è un altro ragazzo cieco che sta arrivando al poligono, Kerzmar. Mentre con il 98 è partito Florian Graf. Ecco, Florian Graf potrebbe essere un potenziale outsider. È atleta che spara con notevole velocità al poligono. Sovente commette errori, però è uno di quelli che con lo zero potrebbe andare ad occupare una posizione importante in classifica. Lapshin, una delle delusioni di questo inizio di stagione, chiude 34esimo, era annunciato in grandissima forma. Atleta che ha già conquistato podi in Coppa del Mondo, ma non ha mai avuto grande spazio all'interno della squadra russa. Qui gara non brillante per lui. Chiaramente la regia va a prendere Pechenkin, che sembra leggermente in difficoltà. Pechenkin che occupava la 15esima posizione dopo due poligoni, sta perdendo terreno però. Ricapitoliamo la situazione: Martin Fourcade ha di fatto vinto questa gara. In seconda posizione c'è Andrei Moravec, a seguire Jakob Fack e poi Mika Schlesinger. Ecco, uno di quelli che potrebbe dare fastidio è questo giovane russo, Maxim Tsevkov, che si presenta al primo poligono con un tempo discreto, si sdraierà attorno all'8.25-8.26 e riduce da una buona prestazione al tiro nella gara individuale, si sdraia leggermente più in ritardo, è quasi sui tempi di Bormolini, forse un paio di secondi meglio, anche piuttosto letargico prima di riuscire a sdraiarsi. I big su questi particolari guadagnano secondi e soprattutto studiano durante l'estate su come riuscire ad avvantaggiarsi.
La precisione non è in discussione, però l'impressione è che sia veramente lento nella gestione della fase del poligono. La ragazza svedese di qualche anno fa aveva queste caratteristiche, Anna Maria Nilsson. Quindi tempo discreto nulla più per Zevkov, che comunque in questa prima fase della stagione la sta buttando sulla precisione. Abbiamo visto per un istante anche Christian De Lorenzi, che è partito in questo momento con il pettorale 102. De Lorenzi che vanta podi in questo format di gara, però dobbiamo tornare indietro di un quadriennio abbondante. La regia continua a seguire un Pechenkin in chiaro affanno in questa fase finale dell'ultimo giro. In ogni caso la prestazione è discreta, potrebbe arrivare il miglior risultato della carriera, mai tra i migliori 20 in Coppa del Mondo questo ragazzo russo. E chiaramente il bilancio per l'Italia in questo momento non è positivo, perché il migliore in classifica è Hofer, 28esimo. Dominic Vindic è 41esimo e quindi già fuori dalla zona punti. Difficile che anche Hofer possa rimanere in zona punti, perché tanti atleti potrebbero inserirsi. Hofer paga rispetto a Martin Fourcade 1 minuto e 52 di distacco. Gara difficile anche per la Germania, il migliore Schemp, 11esimo, davanti all'Essere e Daniel Böhm, più o meno tutti in scia i migliori tedeschi oggi, mentre Pfeiffer con un solo errore paga 1,36 da Martin Fourcade. Un Pechenkin decisamente affaticato, sprinta per andare davanti ad Artem Prima e ce la fa. 1 minuto 18 di distacco con un errore. Meglio di lui in casa russa Garanichov, che è quinto, e Anton Shipulin che occupa la sesta posizione. Comunque tre russi tra i migliori 20, con Malishko fanno 4, Malishko è 20esimo. Also die ehemaligen Mannschaftskollegen, jetzt ein Deutscher und ein Belgier dort nebeneinander stehend. Großartig, Andy Birnbacher, großartige Leistung heute am Schießstand. Einen Fehler hat er sich nur erlaubt und den wirklich mit Pech. Man kann es nur noch einmal sagen, Michael Rösch hat einen Fehler geschossen, hinter ihm stehend. Muss also ein weiteres Mal in die Strafrunde. Aber Birnbacher mit einem Fehler jetzt raus und der Beste des Tages, Martin Fourcade, der ist jetzt unten bei Jesse Wellmer. First of all, congratulations, ja, Martin. You were 81st in the individual. 81. im Einzel und erster heute. Was ist denn passiert? Ja, ich habe mich um 80 Plätze verbessert. Ja, wie denn? Wie? Ich weiß, 81, das ist nicht meine wirkliche Position. Wenn ich da alles gegeben hätte im Einzel. Aber ich hatte einen schlechten Start. Und es war dann wie ein Schlag nach dem Start. Ich wollte diesen Einzel unbedingt gewinnen. Nach der harten Vorbereitung. Und ich war dann sehr enttäuscht. Und ich hatte dann einfach keine Energie mehr nach den vier Fehlern beim ersten Schießen. Und das war sehr schwer für mich. Ich habe mich entschieden, meine Kraft für den Sprint zu sparen und das war dann heute ein sehr gutes Rennen. Gutes Gefühl hatte ich. Ich hatte nicht diese Power im Einzel, aber heute bin ich sehr glücklich. Also, jetzt können wir sagen, herzlich willkommen im Weltcup. Ja. Das war so. Sie sind 18 Sekunden schneller gelaufen als Ole Einer. Però tedesco scuola Ruppolding aveva mancato un bersaglio nel poligono a terra. Un Birnbacher che potrebbe chiudere questa gara nelle prime 20 posizioni. Hofer nel frattempo è sceso in 29esima piazza. Ovviamente ci si sofferma, se si può, sugli atleti di casa. C'è anche Bormolini al secondo poligono, aperto male, poi ha colpito i tre bersagli a seguire. Vediamo cosa succede con l'ultimo. 8 su 10 complessivo per Thomas Bormolini, che è in lotta per chiudere tra i migliori 60. Ripeto, l'obiettivo della vigilia. Qui siamo su Zevkov, che sta facendo fatica sugli sci. Però finora è stato puntuale al poligono. Viaggia più o meno sui tempi di Netta Schmidt. Netta Schmidt ha avuto un buon ultimo giro che gli ha consentito di chiudere questa gara in nona posizione. All'inizio dell'ultima tornata Netta Schmidt sembrava perdere qualcosa, poi ha finito decisamente forte. Qui passiamo al russo Liadov, che si andrà a collocare in classifica, al bielorusso, pardon, Liadov, che si andrà a collocare in classifica alle spalle di Lukas Hofer, seppur di poco.
Andiamo a vedere il piazzamento di Bormolini dopo due poligoni, è 47esimo, quindi con buone possibilità di rimanere tra i migliori 60. E sarebbe un'altra gara positiva dopo quella di mercoledì, conclusa tra i migliori 20 al debutto in Coppa del Mondo. Arriva anche Krupz, che ha faticato nell'ultima tornata. Dovrebbe andarsi a collocare proprio davanti a Luca Sofer in classifica. E quindi abbiamo al momento tre atleti della Repubblica Ceca tra i migliori 30, ma soprattutto ne abbiamo un paio tra i migliori 4. Chi oggi ha deluso è Jaroslav Soukup, che si trova nelle retrovie della classifica con tre bersagli mancati, più o meno in linea con Dominic Vindic. 46esimo Soukup, 45esimo Dominic Vindic. Norgren, atleta statunitense. Stati Uniti senza il giovane Doherty, che ha preferito disertare la Coppa del Mondo per finalizzare la preparazione in vista dei mondiali junior. C'è Florian Graf al primo poligono, ecco, forse è il poligono più interessante di questa fase della gara. Tanto Norgren manca lo zero, sarebbe stato il secondo per lui in prova sprint. Tempo però alto di Florian Graf, mi aspettavo qualcosa in più da parte sua, abbastanza rapido nel rilascio dei colpi. Comunque con lo zero è ancora in gara per un piazzamento magari tra i migliori 10. Graf ritenuto a livello giovanile, atleta in linea con i vari Pfeiffer, Schemp, Lesser, anzi superiore a Lesser. Poi in Coppa del Mondo non è mai riuscito a trovare il feeling migliore con il poligono. Anche se di tanto in tanto qualche zero l'ha portato a casa, ma la costanza di rendimento non è mai stata il piatto forte. Tempo discreto per il finlandese Idensalo, anche se poi il più promettente tra i giovani finlandesi sembra Toivanen. Andiamo a vedere la situazione di Vindic in chiave qualificazione alla gara di inseguimento. Al momento è 45esimo, però devono chiudere la gara ancora 40 atleti. Sbaglia Idensalo, la squadra finlandese maschile da tempo fatica ad esprimere atleti di buon livello, bisogna tornare ai tempi di Porunen e Jetalahti. Sbaglia anche Alexander Rus, che aveva fatto bene nei test prestagionali, però il fatto che lo staff tecnico norvegese l'abbia collocato nell'ultimo gruppo, definiamolo di merito, dà un po' la dimensione del suo livello rispetto ai connazionali. Vi dovevo il risultato di Christiansen a proposito di Norvegia, 41esimo con un errore, quindi una prestazione poco convincente sugli sci. L'impressione è che Christiansen faticherà a difendere il posto per il circuito di Coppa del Mondo. Zivkov, zero obbligato per portare a casa un buon piazzamento, chiaramente mancando bersagli in questa sessione di tiro precipiterebbe in classifica e apre male la sessione decisiva. Posizione decisamente stabile, la sensazione è quella di un atleta molto sicuro al poligono. Alla fine però c'è quell'errore pesante, vedremo se con un bersaglio mancato riuscirà a rimanere tra i migliori 30. Non è scritto. Daniel Mesotic all'arrivo aveva iniziato questa gara in maniera negativa mancando due bersagli, poi si è ripreso nella sessione di tiro in piedi. Mesotic, atleta di ormai 38 primavere, è sprinta per andare davanti a Luca Sofer, dovrebbe anche farcela. A breve ci sarà anche Christian De Lorenzi impegnato nel primo poligono. De Lorenzi ultimo atleta a partire. Mesotic è 29esimo, dovrebbe rimanere in zona punti, mentre Hofer scende in 31esima posizione. Qui siamo subito. Non lontano peraltro da alcuni connazionali che hanno concluso la gara senza sbagliare, vedi Lesser e Böhm, direi che il tempo sugli sci può essere anche comparabile. Comunque, piazzamento a ridosso dei migliori 20 probabilmente per Andreas Birbacher, quindi buona posizione di partenza per la gara di inseguimento di domani. Potrebbe battere anche Malisco, leggermente dietro. 21esimo Birbacher davanti a Lowell Bailey. E scala di un'altra posizione Luca Sofer. Del norvegese si è chiamato fuori dalla lotta per le posizioni che contano per via di poligoni disastrosi. Niente, l'aggiornamento dati in questo momento è bloccato, per cui non vi posso dare notizia
della gara di De Lorenzi. Chiude Bormolini, scavalcato da Dominic Windisch nel finale, 51esimo, quando devono chiudere la gara ancora 27 atleti. Vediamo se riusciva a rimanere tra i migliori 60. Comunque l'impatto in Coppa del Mondo di questo ragazzo è stato tutto sommato positivo. Bersaglio peraltro. L'impressione che faticherà a rimanere nella zona punti, anche se poi dovrebbe farcela. In lotta con, direi, anche Luca Soffer, che al momento è fuori dalle migliori 30 posizioni, pur essendo il migliore tra gli italiani in gara. C'è da dire che la squadra russa maschile appare più solida rispetto a quella femminile. Quantomeno ci sono dei soggetti che ad ogni uscita potrebbero lottare per il podio. In campo femminile è il discorso diverso, anche se è attesa la maturazione di alcune ragazze decisamente promettenti. Potchufarova, per citarne una. Seguiamo Alexander Russo. Buon riscatto per Alexander Russo dopo un primo poligono un po' complesso. Attenzione perché potrebbe essere da prime 20 posizioni. Tanto arriva Zirkov, vediamo se riesce a rimanere tra i migliori 30. Subito, sì, trentesimo. E quindi anche lui davanti a Luca Soffer. Attenzione perché Alexander Russo con un ultimo giro di qualità potrebbe anche tentare l'aggancio alle prime 10 posizioni. E dietro a Björdalen, che ha mancato un bersaglio in più nella sua gara. Però l'us della partita domani. Però bisogna aspettare l'arrivo di Alexander Rus, che si gioca un piazzamento tra i migliori 15. Qualora ne avesse anche qualcosa in più. Invece Florian Graf è naufragato causa due errori nella sessione di tiro in piedi, al momento naviga fuori dalle prime 40 posizioni. Si pensava potesse portare a casa punti, ma così non sarà. Giustamente la regia va a prendere Alexander Rus, che sta forzando. Tanto siamo pronti a cedere la linea a Lillehammer, anche se la fase finale della gara di Alexander Rus è decisamente interessante, perché c'è in palio un piazzamento che conta. L'impressione è che nei primi 10 non possa arrivare, però ci sono chance di chiudere tra i 15. La Norvegia oggi. Also die Laufabstände sind dann doch enorm inzwischen. Sven Grossecker, also im Top-10-Bereich nach drei schwierigen Jahren, nach einer Herzmuskelentzündung ist er wieder da. Und jetzt Florian Graf. Neunundvierzigster, also 11 Positionen hat der Puffer, ist nicht mehr lang, nur noch den Berg runter. Kleiner Hügel, dann die Zielgerade. Und dahinter Us. Da ist die Zeit von Böhm. Schafft er nicht, fällt er weiter zurück. Jetzt schon hinter Tarje Bö, also der verliert jetzt hier auch. Gleichzeitigkeit des Rennens durch das unmittelbare Mann gegen Mann schießen. Mathe Fourcade also gewinnt. Deutlich vor Morawetz und Fuck, kein Deutscher unter den Top 10 heute. Danach dann aber auf der zweiten Seite, da ist ein ganzes Paket. Luft nach oben, aber durchaus eine Perspektive für das Verfolgungsrennen morgen. Jetzt durchatmen.